facciamo parte del collettivo Mixta, io mi occupo della direzione creativa e io mi occupo del project planning. Festival di Vago, siamo molto cariche e siamo molto contente dell'energia che porta di Vago qui nell'ex ghetto. Le opere di Vago sono 9, anche se forse più che opere ci piace chiamarli processi, anche perché comunque sono avvenuti davanti, all'interno di uno sviluppo, di un confronto che è stato fatto durante le residenze che sono state fatte a febbraio, sempre qui nel ghetto. Si è attivata CAC, Conservazione Atmosfera Controllata, che è un'azione gastronomica di Alice Paltrinieri, che durante le residenze ha raccolto una serie di ricette per fare poi un ricettario di Via del Campo, di tutte queste ricette amatoriali che ha raccolto dalle persone del quartiere. Noi le restituiamo al pubblico soltanto 4: blonde verde, ravioli ucraini, kebab moldavo e pasta al forno, tra l'altro in collaborazione con Campagna Amica qui in Via del Campo e Bar Tropicale, che ci fa il blonde verde, dove proprio ha preso la ricetta, e sono ricette molto interessanti perché sono ricette amatoriali, quindi ci interessava vedere anche proprio la contaminazione dei cibi tra le varie culture. E come queste poi l'opera di Chiara Melcenero, che si è sviluppata in laboratori sia durante le residenze di febbraio che in questi giorni. Quindi un altro lavoro collettivo creato con le persone, il lavoro di Chibolet, la ricerca di proverbi sempre nel quartiere. Quindi questo, il tema cardine è proprio il coinvolgimento di più realtà possibili, e poi invece ci sono opere che coinvolgono il quartiere a livello visivo e fisico, e ci sono i cuscini di Gaia Coles in Piazza Dongallo, le tende, le dancing curtains di Daniel Gonzalez per tutta Via del Campo, c'è Luca Conte che gira. Luca Conte che gira col suo Invasive Caffè, e c'è Scam, quindi questa meravigliosa apertura di questo supermercato di 2300 metri quadrati in Via del Campo. Attenzione, non perdetevi l'inaugurazione perché è importante, comunque c'è anche il manifesto in Via Cantore, un supermercato che comunque prima o poi aprirà e che quindi state attenti. E poi c'è una bellissima installazione di Greg Jagger nella chiesa di San Marcellino, quindi anche una parte più installativa, immersiva, cioè di tutto e di più. Tra le opere realizzate in collaborazione con la popolazione c'è Miscellanea di Isabella Nardon e Jacopo Noera. In collaborazione spontanea con Via del Campo hanno girato per il centro storico con un megafono e un carretto, cercando di farsi dare oggetti dalle persone, qualsiasi, scarti e non, che le persone avessero piacere di dare. E con questi oggetti poi li hanno rivalutati attraverso dei santini, delle immagini e delle fotografie, e attraverso un'installazione che è adesso visibile a Complex S. E questi santini anche sono, le persone se li possono portare a casa come se ci portassero a casa parte di qualcosa che è appartenuto a qualcun altro, che è passato di mano in mano, si è rigenerato in qualche modo, ha trovato nuova vita e è disponibile a tutti. Ciao, sono Marta Micali, lui è Klim Kuzelski. E abbiamo fondato Dido Publishing, che è una casa editrice dedicata alle arti visive. E nell'occasione qui di Vago Festival curiamo una libreria che abbiamo chiamato Bookshop Transitorio, quindi un insieme di libri che viene per la prima volta proprio per questa occasione del festival raccolto qui. È presentato come se fosse una libreria itinerante, e questa è la sua prima tappa.